Sabato 12 novembre 2022, ore 18:24, buonasera dal palazzetto Cheope di Casalgrande, ancora una volta in diretta su Eleven Sports per seguire come sempre le partite casalinghe della pallamano Casalgrande Padana. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questa serata, per seguire insieme, per vivere le emozioni agonistiche che sicuramente non mancheranno legate a questo imminente confronto valevole per la settima giornata del massimo campionato di pallamano femminile. Si affrontano le Tusce Prato e ovviamente la Casalgrande Padana. Tusce Prato che in questo momento stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnate dagli applausi sia della delegazione di pubblico ospite sia anche di quella sportivissima di casa, di pubblico di casa. Tusce Prato quindi è in divisa blu con risvolto verde, con striscia verde, lo diciamo a beneficio di quanti siano in questo momento soltanto all'ascolto e non possano dare attenzione al video per un motivo o per l'altro. Quindi Tusce Prato, mentre la Casalgrande Padana nella tradizionale tenuta biancorossa farà il proprio ingresso in campo tra non molto. Due squadre lanciatissime, ora si accendono anche le luci qui al palazzetto affinché anche voi che ci state seguendo attraverso Eleven Sports possiate seguire con maggiore chiarezza l'incontro che va a cominciare tra pochissimo. Ripetiamo, valevole per il settimo turno del massimo campionato. Due squadre che fin qui si stanno comportando assolutamente bene in questa serie a 1 femminile. Tusce Prato sono quinte a quota 6 in classifica, mentre la Casalgrande Padana è terza con 8 punti fin qui racimolati e staziona al momento nell'area che a fine stagione vale la conquista dei playoff scudetto. Ma ovviamente di questo è ancora presto per parlare, c'è ancora una lunga lista di appuntamenti, quelli prossimi, quelli più imminenti ve li diremo tra non molto. Intanto, tra pochissimo vi daremo lettura anche delle formazioni, degli schieramenti che daranno vita a questo confronto qui a Palazzetto Cheope. Nel frattempo salutiamo tutti quanti ci stanno seguendo, il pubblico che ci sta seguendo da Prato e più in generale dall'area toscana. Sappiamo le Tusce Prato essere molto particolarmente seguite non soltanto a Prato ma anche nella Toscana tutta, quindi un saluto alla platea toscana collegata attraverso il Eleven Sports e un saluto anche al pubblico come sempre di Fede Casalgrandese che per un motivo o per l'altro non può essere presente qui a palazzetto questa sera per sostenere le proprie beniamine, le beniamine biancorosse. Arbitri Limido e Domini che in questo momento salutano le due squadre e eccoci qui, ci sono appena arrivate fresche come il pane di ogni mattina le formazioni che contraddistingueranno questa sfida. Partiamo per giusta ospitalità dalle Tusce Prato che si presentano con la numero 3 Gaia Rubino, numero 5 Martina Micotti, con il numero 6 Margherita Rossi, con il numero 7 Melissa Gurra, con il numero 8 Beatrice Borrini, con il numero 9 Chiara Della Maggiora, con il numero 10 Chiara Nicolai, con il numero 15 Erika Barbieri, con il numero 88 Rebecca Micotti, con il numero 18 Charity Iamu, attualmente miglior realizzatrice del campionato, massima attenzione verso questa poderosa giocatrice. Poi con il numero 20 Viola Rossi, con il numero 23 Giulia Martinelli, con il 25 Virginia Occhino, con il 44 Elena Felet, con il Elena Felet ovviamente portiere, con il 77 Gianna Bartalucci portiere e con il numero 17 Giulia Saccenti, allenatrice Valentina Megli. Procediamo quindi ora a darvi lettura dello schieramento targato Casalgrande Padana, nomi ormai ben noti a chi segue questi nostri racconti qui dal palazzetto Cheope. Con il numero 1 portiere Valentina Bonaccini, con il numero 2 Elisa Rondoni, grande ritorno questo, con il numero 3 Asia Cristal Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con l'8 Francesca Franco, con il 9 Sabrina Cappellini, numero 10 Ilenia Furlanetto capitana, con il numero 12 il portiere Nadia Ayelen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 24 Naomi Marquez Habiche, con il numero 26 Giulia Mattioli, con il numero 33 Gaia Lusetti, allenatore ovviamente Marco Agazzani. È tutto pronto per dare inizio a questa singolare attenzione pallamanistica. Partite in questo momento Casalgrande Padana contro Tusce Prato.
La prima azione è di marca biancorossa, vediamo Marquez Abiche a cercare la sponda in fulanetto, la trova Mangone. Queste prime battute saranno importantissime per delineare sicuramente quelli che saranno, quello che potrà essere l'andamento di tutta la sfida. Orlandi, Furlanetto per da questa Mangone. Naomi Marquez Abiche prova a concludere, ma non si passa, il tiro risulta abbastanza sbilenco, nonché deviato dalla difesa toscana, e quindi non c'è nessun problema per Elena Felet nel neutralizzare la conclusione. Però dall'altra parte del campo anche Letuscia vanifica un'azione, palla persa dalla Casagrande Padana, ancora Prato in attacco, il contropiede innescato da Margherita Rossi, orchestrato anzi da Margherita Rossi, che però viene fermata irregolarmente, e quindi Letuscia possono usufruire di un rigore, il primo rigore di questa sfida. Dai 7 metri ovviamente Charity Iamu, terzino italo-nigeriano, migliore realizzatrice del campionato, che non si smentisce neanche in questa occasione, realizzando il primo gol sia di Prato che anche di questa sfida. 0-1. Falsa partenza quindi per la Casagrande Padana, che poco fa ha vanificato una buona opportunità per individuare la propria prima rete, favorendo così il recupero palla da parte di Prato, che è così andata sullo 0-1 grazie al rigore messo a segno da Iamu. Adesso vediamo Mangone, prova a servire Marquez Habiche, la cubana non trattiene ma poi recupera la sfera, ora Furlanetto. Vediamo le Letuscia, riescono ad ingabbiare per il momento abbastanza bene la Casagrande Padana, tiro di Marquez respinto, ci prova anche Simona Artoni, ma ancora una volta, per la seconda volta consecutiva, Elena Felet abbassa la saracinesca. Nulla di fatto, quindi il punteggio non cambia e può ripartire Prato alla ricerca del secondo gol. Vediamo Prato che ovviamente non ha interesse ad accelerare troppo l'azione, è stato decisamente un buon avvio questo da parte della formazione toscana allenata da Valentina Megli. Vediamo il tentativo adesso, anche la Casagrande Padana prende le contromisure in difesa, ma Margherita Rossi con grande astuzia, con grande destrezza va a realizzare e a beffare Nadia Ayelen Bordon, quindi 0-2. Casagrande Padana che ha bisogno del gol per non perdere contatto, sia dal punto di vista, per non perdere eccessivo contatto, sia dal punto di vista numerico che anche dal punto di vista psicologico, non perdere contatto con questa partita e con queste avversarie. È una Casagrande Padana che fin qui ha saputo cogliere successi davvero inaspettati anche per certi versi, Ferrara, Bressanone, Erice e poi la vittoria fuori casa contro Teramo. Palacheope fin qui ancora inviolato, fin qui nessuna squadra ha ancora vinto, e quindi è una Padana che è molto concentrata anche sull'obiettivo di mantenere l'imbattibilità casalinga. Intanto Alessia Artoni risveglia le biancorosse dal torpore e dimezza le distanze tra le due contendenti di questa sera, quando sono passati quasi 4 minuti, 3 minuti e 40 dall'inizio della sfida. Vediamo ora Prato come svilupperà questa azione di attacco. Viceversa invece Prato ha collezionato 6 punti, formazione neopromossa, però si sta sicuramente rivelando, è così già da molti anni, in particolare anche adesso, una tra le realtà più interessanti in maggiore crescita della pallamano italiana. Charity Iamu, attenzione, Charity Iamu lasciata colpevolmente libera dalla retroguardia avversaria. L'italo nigeriana non si fa pregare nell'andare a segno, 1-3. Dicevamo Tuce Prato in realtà in grande crescita nell'ambito, nel panorama della pallamano italiana. Tuce che sono scese in campo anche lo scorso mercoledì all'Extra Forum sul proprio parquet, quindi per disputare il recupero valevole per la quarta giornata di campionato. Nella fattispecie le ragazze allenate da Valentina Megli hanno riportato una roboante, altisonante, larga vittoria nei confronti della Libest Espresso Mestrino, regolata per 35-20. Un impegno comunque sicuramente gravoso contro le battagliere
giallo-verdi, un impegno che sulla carta potrebbe avere sottratto qualche energia sicuramente preziosa alle Tusce, ma per il momento Prato sta dimostrando di non soffrire affatto il doppio impegno settimanale nell'arco di pochi giorni. Prova ne sia l'inizio particolarmente arrembante che sta contraddistinguendo le ragazze venute dalla Toscana. Mangone adesso si addormenta con la palla in mano, la Casagrande Padana, non è buono l'attacco di Mangone, fischiata irregolarità, può ripartire Prato, Casagrande Padana in apnea, subire il quarto gol in questo frangente sarebbe un duro colpo, però arriva, lo realizza Martina Micotti, 1-4, Martina Micotti dall'ala. Vedremo se Marco Agazzani a breve chiamerà un time out, dovesse continuare questa spirale di rendimento decisamente poco incoraggiante da parte della Casagrande Padana. Vedremo quindi le mosse successive, intanto ci stiamo avviando verso il sesto minuto di questa contesa con la situazione che vede le Tusce Prato avanti nei confronti della Casagrande Padana con il punteggio di 1-4. Mangone, Marquez, Abì che non si intendono e così Prato può ripartire ancora una volta verso il gol che viene individuato dalla capitana ospite Virginia Ucchino, palo a destra di Nadia Ayelen Bordon e poi gol per l'1-5. Inizio davvero sottotono per la Padana che ora non a caso riceve un incoraggiamento ancora più consistente da parte della platea biancorossa qui convenuta stasera al Palazzetto Cheope. Ma intanto Prato sta dando l'impressione di governare con efficacia la sfida anche in difesa. Naomi Marquez Abì che intanto prova a piazzare il tiro a effetto, la conclusione però termina ampiamente alta sulla traversa. Attenzione ancora a Prato, il tentativo di Margherita Rossi in elevazione che però viene stoppata da Naomi Marquez Abì, quindi Prato può ripartire usufruendo di un 9 metri. Vediamo Iamu a servire Rossi. Prato ha un gioco che sfrutta molto anche le ali e le sfrutta efficacemente. Attenzione, si accentra Giulia Martinelli che viene però fermata da Naomi Marquez Abì ancora una volta ed è nuovo rigore per Prato, il secondo per Prato ma il secondo anche dell'intera partita. Guarda caso, manco a dirlo, Charity Iamu dai 7 metri, 59 i gol che lei finora ha messo a segno, questo può essere il 60esimo e lo realizza Padon, 60, questo è il 61esimo, 6-1, realizza compiendo anche una finta, qualche protesta da parte delle giocatrici biancorosse che non hanno assolutamente gradito, apprezzato questa finta, ravvisandone forse anche una certa irregolarità, ma gli arbitri sono irremovibili nel convalidare il rigore messo a segno da questa sicuramente ragazza d'oro, Charity Iamu, che ora è a quota 61 gol in campionato e 3 in questa partita. Time out chiamato da Marco Agazzani sull'1-6, un inizio che era sicuramente difficilmente pronosticabile da parte delle casalgrandesi. Le previsioni di prepartita parlavano di una gara assolutamente in equilibrio, finora così non è assolutamente stato, poiché le Tusce Prato si stanno rivelando padrone del campo, maggiore concretezza, maggiore personalità contro una Casagrande Padana che sembra quasi presa, colta di sorpresa di fronte alla efficace veemenza della compagine ospite. Rapidamente comunque in tabellino per le casalgrandesi l'unico gol porta la firma di Alessia Artoni. Per invece le Tusce Prato sono 3 i centri di Charity Iamu, 2 dei quali su rigore. Una rete a testa per Martina Micotti, Margherita Rossi e per la capitana Virginia Ucchino. Tutto questo quando sono passati 8 minuti, anzi 8 minuti e un secondo per la precisione, qui al Palazzetto Cheope in questo sabato 12 novembre sono le 18:38 minuti primi. Siete collegati su Eleven Sports, Nicolò Rinaldi al microfono sempre per voi, Furlanetto, Orlandi, Franco. Vediamo, la Padana ha una matassa molto difficile da sbrogliare adesso perché la difesa schierata di Prato sta riscuotendo grandi risultati e infatti Marianna Orlandi, che in genere raramente fallisce questo genere di conclusioni, viene stoppata bene da Martina Micotti e manca il bersaglio mandando la palla fuori a destra della guardiana pratese. E ora riprendono le Tusce, sale alto l'incitamento a favore della Casagrande Padana.
che sta vivendo un momento di oggettiva difficoltà. Vediamo le Tucce, rischiano l'errore, ma poi recuperano la sfera. Ancora Tucce in avanti, Margherita Rossi si accentra, vediamo se può generare il tiro. No, serve Charity Iamu. Aitiamu, il tentativo di blocco sugli ai da parte di Alessia Artoni. 9 metri a favore di Prato dopo quest'ultimo tentativo di blocco. Vediamo, Charity Iamu conclude, ma il tiro questa volta è ben svirgolato dalla retroguardia biancorossa. Nessun problema per Nadia Yelen Bordon. E Casagrande che riparte con Simone Artoni, Naomi Marquez-Abiche, Furlanetto, provi sotto mano, non lo fa però. Preferisce servire Orlandi, da queste a Francesca Franco. Francesca Franco con la sua esperienza, vedremo cosa inventerà. Un passaggio per Ilenia Furlanetto, ma Elena Felet di nuovo abbassa la stracinesca. Marianna Orlandi prova il tiro dall'ala, ancora una volta Elena Felet dice di no. Ed esulta anche, raccoglie anche l'esultanza da parte del pubblico ospite. Dall'altra parte del campo, Charity Iamu manda la sfera sul palo, ben arginata dalla difesa della Padana. Riparte ora Casagrande, Furlanetto in elevazione, la sfera è fuori. Veramente solo un gol nei primi 10 minuti per la Casagrande Padana, una media davvero scarsa, che era fuori da ogni pronostico, perché fin qui la Padana aveva saputo distinguersi anche per quanto riguarda una certa vivacità, migliorabile sicuramente, ma senza dubbio una certa vivacità anche in chiave offensiva oltre che difensiva. 1-6 invece con le Tucce, che possono portarsi sull'1-7, e più passano i minuti più questo vantaggio si conferma e anzi si amplia, e più Prato riuscirà a mettere una seria ipoteca sulla partita. Però c'è ancora molto da giocare, 5 sesti di gara. Naomi Marquez-Abiche interviene su Charity Iamu, vediamo il provvedimento arbitrale. Si riprende con un 9 metri a favore delle Tucce. Vediamo ancora Iamu, cerca di fare buona guardia su di lei, ma non c'è verso. C'è la conclusione da parte di Giulia Martinelli, ma questa volta Nadia Yelen Bordon dice di no. Ripartono le biancorosse generosamente, hanno bisogno di tutta l'energia possibile, sia fisica che mentale. La difesa avversaria frana su Alessia Artoni. Ci sono 2 minuti a carico di Charity Iamu, nei prossimi 120 secondi quindi le ragazze ospiti non potranno contare sulla loro punta di diamante, quindi sono 120 secondi di cui la Padana dovrà sicuramente approfittare in pieno per tentare di raddrizzare la piega che il confronto sta prendendo, una piega decisamente favorevole alla squadra diretta da Valentina Megli. Furlanetto, Naomi Marquez-Abiche, Furlanetto a servire Francesca Franco, a servire Furlanetto, 11 minuti e passa solo un gol per la Padana. Furlanetto in elevazione, questa volta va a segno Ilenia Furlanetto, primo gol per lei e secondo per la Padana, una conclusione davvero pregevole questa volta, una di quelle conclusioni che fanno senz'altro parte del miglior repertorio che contraddistingue la capitana biancorossa da anni in forza a Casagrande, dal 2013 per l'esattezza. Sono quindi quasi 10 anni che Ilenia Furlanetto è un vero e proprio simbolo per la compagine ceramica. Siamo già però nell'area casagrandese, viene stoppata Giulia Martinelli dalla retroguardia avversaria, 9 metri a favore di Prato. Ecco Virginia Ucchino. Vediamo ancora Margherita Rossi attivissima in questo primo segmento di partita. Margherita Rossi che viene bloccata da Marianna Orlandi, ma può ripartire Prato, ancora alla ricerca del gol. Vediamo Margherita Rossi a servire Giulia Martinelli, che viene però ancora arginata dalla difesa avversaria. Prato ha qualche difficoltà qui nel concludere la rete, deve sbrigarsi però Prato, perché ormai è gioco passivo, gli arbitri hanno le mani alzate. Prato, 9 metri, può essere l'ultimo tentativo a beneficio delle Tucce. C'è l'intervento di Marianna, c'è l'intervento, pardon, ai danni di Margherita Rossi, e quindi Prato può rimanere in avanti e quindi potrà ancora cercare di finalizzare con il gol questa lunghissima azione offensiva. Però sono gli ultimi scampoli di probabilità per portarsi in questo frangente a quota 7. Vedremo Prato come li saprà sfruttare. Margherita Rossi
è lei in questo momento il pendolino, il vero pendolino del gioco delle touche, in assenza, data la momentanea assenza di Charity Amu. Margherita Rossi a servire all'ala, c'è la conclusione imperiosa, potente, precisa e implacabile di Beatrice Borrini, 2-7. Ci è voluto parecchio sforzo da parte delle Touche Prato, ma alla fine il lavoro messo in atto dalle ospiti è stato premiato con il 2-7 e per di più ora rientra, e appena rientrata in campo, anche Charity Iamu, un nome, una garanzia in chiave offensiva per la compagine laniera. Vediamo ora Furlanetto, Marche Zabicche a servire ancora Furlanetto, Alessi Artoni. È un vero rebus per la Casagrande Padana questa partita, un rebus ancora più difficile di quanto preventivato. Si sapeva chiaramente che le Touche fossero in ottima forma, ma effettivamente non fino a questo punto, non al punto di poter schiacciare la Padana. Ma intanto Francesca Franco va a realizzare il suo primo gol personale, ridando così fiato, ridando così tempra alle velleità di successo casalgrandesi, 3-7. 3-7. Ancora in avanti Prato, adesso Margherita Rossi a servire Borrini. Beatrice Borrini trova nuovamente la via della rete, superando in questo caso Valentina Bonaccini, che aveva momentaneamente sostituito il portiere Nadia Yelen Bordon. Torna in porta adesso per le biancorosse Valentina Bonaccini, ma c'è a terra Naomi Marquez Habike. Vengono chiamati i soccorsi, che arrivano con prontezza per Naomi Marquez Habike in questo momento a terra. Si spera ovviamente che il problema non sia particolarmente grave, particolarmente pesante, innanzitutto a livello personale e umano, e poi anche perché fare a meno di una pallamanista come lei significherebbe privare questa partita di una importantissima protagonista in grado di garantire efficacia e spettacolo. Lo ha già dimostrato del resto anche nelle 6 partite precedenti che l'hanno vista in campo, ovviamente nelle file, nei ranghi biancorossi. Intanto sospensione per soccorrere Naomi Marquez Habike, la cubana classe 2000 arrivata qui in biancorosso con il mercato estivo, ex Mestrino, ex Ferrara. Intanto siamo quasi a metà del primo tempo, sono passati esattamente 14 minuti e 28 secondi, ribadiamo il punteggio Casalgrande Padana 3, Touche Prato 8. Cogliamo anche l'occasione per riepilogare brevemente quello che è il tabellino. Intanto anche Agazzani si avvicina per valutare le condizioni del terzino cubano. 3-8 comunque per la Casalgrande Padana, una rete a testa messa a segno da Francesca Franco, Ilenia Furlanetto e Alessia Artoni. Per quanto attiene invece il computo delle Touche Prato, 3 reti per Charity Iamu, 2 gol Beatrice Borrini e una rete a testa per Martina Micotti, Margherita Rossi e Virginia Ucchino, quest'ultima la capitana della compagine laniera, Virginia Ucchino. 3-8, gioco ancora fermo perché ovviamente si stanno in questo momento prestando i soccorsi a beneficio di Marquez Habike, che lamenta un problema a gamba o ginocchio, almeno così ci sembra di osservare e di vedere dalla nostra postazione. Non c'è insomma apprensione particolare, ma c'è comunque grande attenzione nei confronti delle condizioni di Naomi. Intanto vediamo gli ambulanzieri però al telefono, probabilmente Naomi Marquez Habike dovrà purtroppo abbandonare questa partita per essere accompagnata al pronto soccorso. È già pronta infatti la barella, collegamento telefonico con, immaginiamo, i soccorritori del 118. Tegola per la Casagrande Padana, augurando ovviamente a Naomi tutto il meglio possibile, una ripresa immediata da questo infortunio che ha appena subito in questa partita contro le Touche Prato, ma di certo, ormai lo possiamo dire con assoluta sicurezza, di certo Naomi non potrà più tornare in campo in questo duello contro le Touche Prato. Un vero peccato, anche perché lei aveva sicuramente molto da dire e
da dimostrare in questa sfida così importante per entrambe le formazioni, ma ahi noi, la partita di Naomi Marquez Habike finisce qui. Giusto il tempo ora di farla accomodare in barella e poi sull'ambulanza. Peccato, speriamo veramente che non sia nulla di particolarmente grave e nemmeno di particolarmente lungo dal punto di vista del pronto ristabilimento. Vediamo i soccorsi all'opera con la consueta prontezza, con la consueta efficacia, del resto insomma a Casa Grande come del resto in tutta Italia, insomma i soccorritori, gli ambulanzieri svolgono un lavoro veramente d'oro. Approfittiamo per salutare tutti coloro che si occupano di questo settore così importante per l'intera collettività. 3-8, applauso per Naomi, ovviamente applauso anche di incoraggiamento e di vicinanza nei confronti della ragazza. Tra poco la partita potrà riprendere sul risultato, lo ricordiamo, di 3-8 a favore della compagine ospite. Non ci voleva davvero, per lei ovviamente personalmente e poi anche per la Casagrande Padana, che perde un terminale offensivo ma anche difensivo sicuramente di una certa importanza nello scacchiere della compagine biancorossa, allenata da Marco Agazzani. Cronometro fermo su 14 minuti e 28 secondi quando sono le 18 e 51 minuti in questo sabato 12 novembre 2022. Siete sempre collegati con il Paracheope attraverso Eleven Sports, gara momentaneamente sospesa per permettere a Naomi Marquez Habike di abbandonare il campo in barella, problema a gamba o ginocchio, dopo saremo più precisi sulla esatta conformazione del problema. Grande applauso al quale ci associamo in pieno per Naomi e un arrivederci a presto, ovviamente speriamo, ci auguriamo tutti un arrivederci a presto al Paracheope e anche sugli altri campi in tutta Italia, sempre con la maglia biancorossa per Naomi. Tre a 8, ricordiamo, siete sempre collegati con Eleven Sports. Abbiamo l'occasione per ricordare, approfittando di questa sosta, ecco, comunque Naomi sorride, quindi insomma di sicuro non è un problema pesantissimo, comunque è un problema che le impedisce di continuare a dare man forte alle proprie compagne di squadra in questa sfida cruciale contro Prato. Applausi, lodi e lodi per Naomi Marquez Habike, che abbandona il campo. Sorriso misto a pianto, riso amaro misto a pianto per lei. Beh, insomma, del resto è comprensibile. Per il dolore, anche per ovviamente la tristezza legata al fatto di non poter più essere nelle condizioni di continuare a calcare il parquet di gioco. La partita sta per riprendere, quindi sul 3-8 siamo quasi a metà del primo tempo. Ancora qualche istante e poi la sfida avrà modo di riprendere e di regalare ancora emozioni. Vediamo insomma come le padrone di casa sapranno reagire a questo duro, durissimo colpo emotivamente, ma anche tecnicamente parlando, un durissimo colpo rappresentato dalla pesante assenza di Naomi Marquez Habike, che ha appena abbandonato la gara a causa infortunio. Lo diciamo a beneficio di quanti si siano messi in visione e ho all'ascolto soltanto in questo momento, soltanto alle ore 18:53 per essere precisi.
3-8 ancora qualche istante di pausa, cogliamo l'occasione per ricordare che a fine partita, lo diciamo fin da ora, ci saranno anche le interviste disponibili in serata sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande, interviste ovviamente sia che appunto riguarderanno sia la compagine biancorossa sia anche quella toscana. 3-8. Si sta per riprendere quindi una difficoltà in più, una difficoltà ulteriore per la formazione ceramica. Non ci voleva assolutamente, perché già il momento è difficile di per sé, e ovviamente la defezione del forte terzino complica ulteriormente i piani della squadra guidata da Marco Agazzani. Squadra che, lo ripetiamo fin qui, ha saputo avere la meglio in casa contro Ferrara, Bressanone e AC Lifestyle Erice, senza dimenticare ovviamente il blitz a Pescara contro il Teramo, maturato subito prima della sosta a causa degli impegni della Nazionale Maggiore. Le sconfitte sono invece arrivate all'esordio sul campo del Salerno e poi sempre in trasferta contro Cassano Magnago. Questo è il bilancio della formazione biancorossa fin qui. Ma intanto la gara è ripresa, siamo pronti per raccontarla di nuovo, ancora una volta. Vediamo Beatrice Borrini, prova il tiro dall'ala, questa volta però non va, la palla va esce di poco a lato a destra del portiere Nadia Yelen-Bordone, quindi la padana può riprendere, può impostare una nuova azione offensiva, e questa volta si giocherà anche con il pensiero rivolto a Naomi Marquez, insomma, e si cercherà ovviamente di vincere anche per lei, anche per darle un segno di ulteriore vicinanza e incoraggiamento in questo momento così difficile per lei. Ilenia Furlanetto in elevazione, ma ci arriva Elena Ferret, la palla termina a lato. Non cambia il punteggio, sempre 3-8. Riprende Prato, attenzione, l'attacco che viene smorzato in questo momento da Alessia Artoni, che interviene con prontezza sulla capitana avversaria Virginia Ucchino, ma la palla è ancora tra le mani di Prato. Charity Amu, e lei che in questo momento smista i palloni, non prende il tiro, prova a servire la capitana che però viene stoppata abilmente dalla difesa biancorossa, e quindi Prato a buon gioco per riprendere a imbastire il proprio movimento in zona gol. E però in questo momento Martina Micotti non aggancia bene la sfera, non riesce a trattenerla in campo, non riesce ad arpionare il pallone, buon per le padrone di casa che possono ripresentarsi a loro volta in assetto offensivo, e Nicole Giombetti, l'esperta alla biancorossa, va a trovare un gol dei suoi. 4-8, quindi un gol comunque di una notevole importanza dal punto di vista psicologico, senza ombra di dubbio. 4-8, in avanti Prato, 16 minuti e 32. In avanti Prato con Iamu, a servire Margherita Rossi. Margherita Rossi veramente attivissima, sicuramente tra le migliori in campo in questa prima fase, insieme ovviamente alla tromboliera della compagine di Prato, Charity Amu. Queste due sicuramente tra le migliori in campo, tra le migliori in campo fino a questo momento. Vediamo il tiro di Beatrice Borrini, ma anche questa volta la magia non riesce all'ala pratese. Nadia Yelen-Bordone interviene con efficacia per neutralizzare il tentativo offensivo. Gaia Lusetti a servire Francesca Franco va a segno. Francesca Franco va a segno con maestria, con sicurezza, siglando così il momentaneo 5-8, parzellino di 2-0 a favore della compagine ceramica. E non a caso Valentina Megli, allenatrice del Tusce Prato, chiama in questo momento il time out. Casalgrande Padana 5, Tusce Prato 8, quando mancano poco più di 12 minuti e 40 secondi per essere precisi all'intervallo di questo confronto valevole per la settima giornata della Serie A1 di pallamano femminile. Riepiloghiamo il tabellino come sempre in occasione di questi time out. Per la Padana 2 reti messe a segno da Francesca Franco e un gol a testa per
Nicole Giombetti, Ilenia Furlanetto e Alessia Artoni. Il tabellino di Prato parla invece di 3 centri per Charity Iamu, 2 gol per Beatrice Borrini e un gol a testa per Martina Micotti, Margherita Rossi e Virginia Ucchino. Ai rigori la Padana 0-0 perché le biancorosse non hanno ancora usufruito di conclusione dai 7 metri, mentre Prato è 2-2 grazie ovviamente a Charity Iamu. 5-8, terminato il time out, il gioco riprende teste con Iamu, ancora per Martinelli. Ciao Borrini, no, sbaglia il rimbalzo Giulia Martinelli e può ripartire la Padana. Rimbalzo Beffardo che punisce Giulia Martinelli, la Padana quindi può ripresentarsi in chiave offensiva per rosicchiare un altro gol di vantaggio alle Tusce. Sarebbe, sottolineando il condizionale, sarebbe un momentaneo 3-0, un parziale di 3-0 a favore delle padrone di casa. Ma come detto il condizionale è ancora d'obbligo, vediamo Orlandi, Lusetti, Alessia Artoni a servire Francesca Franco, Gaia Lusetti, la frizzante centrale per Mariano Orlandi in posizione del campo di solita per lei, Ilenia Furlanetto, siamo interrogati sul da farsi, serve Lusetti che però non riesce quest'ultima a trattenere il pallone, così Prato può ripartire. Scampato pericolo per le Tusce che ora possono a loro volta riproporsi in avanti cercando un gol che spezzerebbe la spirale sfavorevole sul piano del rendimento, visto che insomma la Casagrande Padana ha appena piazzato un parziale di 2-20-0 in proprio favore. Ci arriviamo, Iamu sfugge alla retroguardia biancorossa, c'è il servizio a beneficio della compagna di squadra Virginia Ucchino, quest'ultima però viene ovviamente bloccata dalla retroguardia biancorossa e quindi c'è il rigore, nuovo rigore a beneficio delle Tusce Prato. Ci arriviamo come sempre infallibile, niente da fare per Nadia Ayelen Bordon, 3-3 dai 7 metri per merito di Ci arriviamo che è già a 4 centri personali in questa partita e soprattutto nel punteggio 5-9 per Prato, è un 5-9 che però in questo momento si tramuta in un 6-9 grazie all'esperienza di Nicole Giombetti che va ancora a siglare un gol dall'ala, posizione del campo prediletta per lei, per le sue caratteristiche, per le caratteristiche dell'ala, classe 92. Attenzione, gli arbitri avevano fermato il gioco, la Padana potrà riprendere ma da fondo campo. Questa è la decisione di Limido e Donnini che stanno dirigendo questo incontro, lo ripetiamo valevole per il settimo capitolo della massima serie di pallamano femminile, incontro avvincente 6-9, Prato che fino a questo momento, siamo quasi al ventesimo, sta legittimando oggettivamente il vantaggio acquisito, ma è una Casagrande Padana che negli ultimi 5 minuti sta manifestando segnali di importante risveglio, di confortante risveglio per le biancorosse, segnali che andranno ovviamente consolidati in tutto il prosieguo della gara. Ma intanto c'è ancora Prato in avanti dopo che la Padana ha perso l'ennesimo pallone. Ci arriviamo a smentire, proprio quasi a volere smentire quanto avevamo affermato pochi istanti fa. Sigla il suo quinto centro personale che porta Prato sul 6-10, 6-10, 1-6 il parziale al decimo e 6-10 al ventesimo, sempre ovviamente a favore della compagine ospite. Le padrone di casa, lo ricordiamo, devono anche fare i conti con la defezione di Naomi Marquez che ha dovuto abbandonare la partita al 14esimo, 6 minuti fa, quindi a causa di un pesante infortunio che ha interessato la gamba, immaginiamo anche il ginocchio, ma saremo più precisi in seguito. Orlandi intanto cerca un pertugio per provare a colpire in maniera offensiva, efficace. Orlandi dall'ala palla. Il tentativo si perde fuori, si spegne fuori a sinistra di Elena Felet. Non cambia il punteggio 6-10. Casagrande sembrava avere manifestato qualche segnale di risveglio, qualche segnale di miglioramento. Ecco, rispetto a quanto emerso nei primi 14 minuti di gara. Segnali che però sono al momento sconfessati da quanto si è visto negli ultimi 120 secondi. Andiamo avanti a seguire la sfida con l'azione di Prato, il tiro di Giulia Martinelli che però termina sull'esterno della rete grazie anche alla buona guardia dell'esperta
italo-argentina Nadia Yelen Bordon. Siamo già dall'altra parte del campo con Ilenia Furlanetto, non filtra il pallone a beneficio di Simona Artoni, ma c'è un intervento irregolare da parte della retroguardia pratese e quindi la Padana può ripartire imbastendo una nuova azione offensiva che a 8 minuti dal termine del primo tempo, un'azione che ha un'importanza davvero cruciale, davvero notevole per delineare quelli che saranno le prospettive per tutto il resto della sfida. C'è un intervento netto ai danni di Francesca Franco, 2 minuti inflitti a Martina Micotti, anche questa una perdita piuttosto importante per la compagine ospite, e Casagrande Padana che potrà riprendere usufruendo di un 9 metri. Alessia Artoni sembra chiamare uno schema immaginiamo collaudato già varie volte durante gli allenamenti, anche in settimana. Furlanetto per Gaia Lusetti, mantiene la palla pur con qualche affanno. Furlanetto ancora per Gaia Lusetti, il servizio all'ala per Nicole Giombetti, molto ispirata Nicole Giombetti facendo per la terza volta, e udite in questo momento è proprio Nicole Giombetti la migliore tromboliera nei ranghi biancorossi, con 3 reti messe a segno. Nicole Giombetti, l'esperienza quindi che la contraddistingue, sta pagando senza dubbio. 7 a 10, ora Prato in avanti, il tentativo dell'ala con Borrini si alza alla conclusione, ma Nadia Ayelen Bordon intercetta nuovamente con efficacia. Nadia Ayelen Bordon fa presente qualcosa agli arbitri, ha qualcosa da dire con Limido e Donnini. Comunque sia, c'è angolo a beneficio delle ospiti, se ne incarica Beatrice Borrini, Ucchino, Giulia Martinelli cerca di farsi largo tra le maglie della retroguardia avversaria, maglie severe che però fin qui sono state perforate 10 volte nell'arco di 23 minuti. Ciao Tiamu, c'è il tiro da parte di Giulia Martinelli che però viene stoppato dalla difesa biancorossa, si riprende con un 9 metri a beneficio di Prato. Molti indicatori lasciano pensare che le Tusce chiuderanno il primo tempo in vantaggio, e questo la dice lunga su quanto si è visto in questa, quanto si sta vedendo in questa prima parte dell'incontro. Ciao Tiamu, tiro, la retroguardia svolta di nuovo, sarà angolo, Borrini, Ucchino, ancora Beatrice Borrini attivissima all'ala, c'è il tentativo di servizio per Giulia Martinelli, ma gli arbitri restituiscono palla alla Casagrande Padana che può ripartire, è un pallone troppo prezioso questo, Padana che può portarsi almeno 2, Franco la conclusione sull'esterno, termina in rete ma non la rete giusta, purtroppo la rete che circonda bordo campo, dato soltanto l'illusione del gol e poco più. Questa è la conclusione della pur bravissima ed esperta Francesca Franco, 7 a 10, quindi non cambia il punteggio. C'è da dire che se si confermasse questo risultato al termine del primo tempo, Prato non sarebbe certo commettendo un furto, molto in palla le Tusce, molto, molto in forma, molto solide anche dal punto di vista dell'attitudine mentale, contro una Casagrande Padana invece non all'altezza della propria fama, nonostante, lo ripetiamo, la defezione di Naomi Marquez, una defezione di cui bisogna tenere senz'altro conto nel valutare la prova che la compagine ceramica sta fornendo. 25 minuti, siamo oltre il 25esimo, poco più di 4 minuti all'intervallo, 7 Casagrande Padana, 10 Tusce Prato. State seguendo questa gara su Eleven Sports, ancora un saluto a quanti ci stanno seguendo dalla Toscana, Francesca Franco, Gaia Lusetti, Ilenia Furlanetto, faticosamente la Padana cerca la via del gol e la trova, questa volta con Francesca Franco, terzo centro personale per lei, e in questo modo la pivot nonché vice capitana casalgrandese raggiunge Nicole Giombetti nel tabellino e nella palla in particolare della migliore realizzatrice biancorossa. Attenzione al contropiede della Padana, Ilenia Furlanetto, secondo gol per lei, con freddezza, con maestria, attenzione, uno scenario che fino anche solo a pochi istanti fa sembrava del tutto impensabile. La Casagrande Padana è vicina a riagguantare il pareggio dopo essere stata in largo vantaggio anche di 4-5 lunghezze. Ora è su 9 a 10, soltanto una lunghezza
di ritardo, quindi, che separa la Padana dalle Tusce. Padana che ora riparte con veemenza. Giombetti per Alessio Artoni, Giombetti se la impossessa del pallone, c'è una lotta tra Giombetti e Iamu per la palla, la meglio Nicole Giombetti, la palla le sfugge, Alessio Artoni però la recupera, vediamo. Casalgrande può ancora agire alla ricerca di quello che sarebbe un pareggio per certi versi clamoroso, considerando quanto si era visto fino a questo momento. Francesca Franco, Lusetti, Furlanetto, Lusetti, da questa Mariano Orlandi dall'ala, questa volta non fallisce l'ala di Veggia di Casalgrande dopo due tentativi andati a vuoto, questa volta il tentativo va a buon segno, va a buon fine, quindi 10-10, pareggio per la Padana. Vediamo la Padana che adesso addirittura magie e stranezze e imprevedibilità della palla a mano può portarsi in vantaggio. Lenia Furlanetto al tiro, la difesa avversaria smorza il pallone in angolo, la Padana potrebbe chiudere il primo tempo in vantaggio. Chi ci avrebbe scommesso fino a tre minuti fa? Alzi la mano. Marianna Orlandi intanto si incarica di eseguire questo angolo. Marianna Orlandi, il suo gesticolare con la mano sembra voler chiamare lo schema, come è successo prima, con come abbiamo visto prima con Alessia Artoni. Vediamo Gaia Lusetti ora per Asia Mangone, Lusetti, da questa Furlanetto, Lusetti, Mangone, pallone che pesa, ma è un momento favorevole alla Padana che ha piazzato un parziale di 4-0 rispetto al ventesimo. Alessia Artoni, Furlanetto, si fa largo tra la difesa, ma c'è un'irregolarità, Casalgrande può continuare l'azione offensiva, attenzione però perché potrebbe tra poco arrivare a segnalazione di passivo. Mariana Orlandi cerca di servire Alessia Artoni, ma è Charity Iamu, capisce tutto. Vediamo se Prato approfitterà di questa spista, lo fa, perché Beatrice Borrini va a siglare il suo terzo centro personale, superando il portiere Valentina Bonaccini, portiere di San Rufino di Scandiano, qui vicino a Casalgrande. 10-11, quindi Prato che riprende fiato, riprende slancio grazie a questa realizzazione di Beatrice Borrini, ma comunque gara che è tornata in bilico clamorosamente anche per certi versi, perché fino al 24esimo almeno si stava rivelando una gara assolutamente a senso unico a favore delle Tusce. Invece adesso la Casagrande Padana può ripartire, sembra avere recuperato buona parte di quell'efficacia che in genere la caratterizza. Intanto poco fa Mangone è andata vicino al gol senza però trovarlo, questa volta invece Martina Micotti per rispondere efficacemente realizza il 10-12, e quindi è una Padana che adesso durante l'intervallo avrà modo di anche riflettere sugli errori commessi, sui tanti errori commessi durante questa prima frazione di gioco. Agazzani avrà sicuramente la mente impegnata fin da ora nel trovare le soluzioni migliori per far uscire la Padana dall'impasse che ha caratterizzato la compagine ceramica almeno nei primi 24 minuti. Ora Padana che sta tentando almeno di limare il proprio svantaggio, ma il tiro di Lenia Furlanetto è fuori misura, del tutto fuori misura. Si dispera il presidente della Pallamano Spallanzani Casalgrande, Sergio Cattani. Per contro c'è un intervento in attacco di Virginia Ucchino su Asia Mangone, il gioco viene fermato, ma c'è a terra adesso Asia Mangone. Ci si augura che non sia un altro infortunio pesante come quello che poco fa ha coinvolto Naomi Marquez Habike. Asia Mangone a terra in questo momento, sembra tuttavia accennare a rialzarsi, sia pure faticosamente, sia pure in maniera sofferente. È così, però zoppica. Però Asia Mangone zoppica e viene riaccompagnata fuori da Nadia Ayelen Bordone, da Marianna Orlandi, e ancora una volta c'è la borsa dei soccorritori che interviene. Speriamo veramente che non sia un'altra defezione causa problemi fisici. Sarebbe veramente pesantissima, un altro macigno che si abbatterebbe sulle biancorosse guidate da Marco Agazzani. Questa volta comunque il problema sembra di minore entità, meno male per lei ovviamente personalmente, e in secondo luogo meno male anche per la squadra. 10-12, 10 secondi a disposizione della Padana per provare a limare lo svantaggio.
a dimezzare le distanze. C'è un intervento su Alessio Attori, 2 secondi, 1 secondo per trovare il gol, non arriva il gol, però vediamo se la Padana potrà usufruire di un tiro franco dai 9 metri. Vediamo, pare di sì, Limido e Donini decretano una conclusione franca dai 9 metri. Francesca Franco proverà, cercherà l'impresa di superare la solidissima barriera pratese e però ci stava riuscendo, ma Elena Fellet è intervenuta prontamente negando così la gioia del gol alla vice capitana biancorossa. Il primo tempo si conclude quindi sul seguente risultato: Casagrande Padana 10, Tusce Prato 12. Riepiloghiamo il tabellino in breve per la Casagrande Padana: 3 reti messe a segno da Nicole Giombetti, 3 reti Francesca Franco, 2 gol Ilenia Furlanetto e 1 rete a testa per Alessia Artoni e Marianna Orlandi. Per quanto tiene invece Prato, sono ben 5 i gol messi a segno da Charity Iamu, 3 reti per Beatrice Borrini, 2 gol Martina Minotti e 1 rete a testa per Margherita Rossi e per la capitana Virginia Uchino. I rigori, ancora nessun rigore tirato dalle biancorosse, mentre invece Prato ha un 3 su 3 grazie all'assoluta efficacia dai 7 metri da parte della sua frombogliera italo-nigeriana Charity Iamu, che in questo modo è arrivata a quota 63-63, 63 gol in questo campionato. I parziali di questa sfida: al 10° 1-6, al 20° 6-10 e a fine primo tempo, come abbiamo poc'anzi detto, 10-12, sempre a favore delle Tusce Prato. Finisce qui quindi il primo tempo, quando sono le 19:15, minuti primi qui al Palazzetto Cheope. Possiamo dare momentaneamente la linea a Milano per un breve intervallo. Ci risentiamo sempre qui da Casalgrande tra pochi minuti, circa 10 minuti, per vivere insieme le emozioni di questo secondo tempo tra la Casalgrande Padana e Prato. Sfida, lo ricordiamo, valevole per il 7° turno della massima serie di pallamano femminile. A tra poco, a voi Milano.
Rieccoci qui come ampiamente promesso da Casalgrande in diretta su Eleven Sports, 19:22 minuti primi di questo sabato 12 novembre 2022. Un saluto al pubblico, al pubblico toscano che sta continuando a seguirci, che ci sta seguendo, perché questa sera le Tusce Prato sono momentaneamente in vantaggio sulla Casalgrande Padana con il punteggio di 10-12. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questo secondo tempo. Dicevamo prima, un saluto al pubblico toscano e di Prato in particolare, ma un saluto anche al pubblico di Fede Casalgrandese, che ammira, che fa il tifo per la Casalgrande Padana, ma che per un motivo o per l'altro non ha potuto essere presente qui questa sera al palazzetto Cheope in via Aosta per vivere direttamente insieme a noi tutti i sussulti di questo confronto valevole per il settimo turno di campionato. Intanto, mentre stavamo parlando, Virginia Ucchino ha trovato il suo secondo centro personale, portando a 13 la quota delle realizzazioni di Prato. Prato che ha chiuso, come avete visto prima, la mezz'ora iniziale in vantaggio, un vantaggio che a dire la verità ci sta tutto, in considerazione della maggiore efficacia, della maggiore concretezza tecnica e psicologica che le ragazze allenate da Valentina Megli hanno saputo esprimere e sviluppare nel corso del primo tempo. È invece stata il trattino cubano, ha dovuto lasciare il campo in barella per poi essere trasportata sull'ambulanza ed essere accompagnata al più vicino pronto soccorso per i controlli di rito. Quindi ancora una volta in bocca al lupo a Naomi, che probabilmente in questo momento si sta ascoltando e vedendo. Per lei tutta la vicinanza da parte del pubblico qui presente, anche del pubblico che è adesso in collegamento con noi su Eleven Sports, e vicinanza anche da parte della formazione avversaria, che tuttavia non si fa certo pregare nel trovare la via del gol, in questo caso con Giulia Martinelli, che porta a 14 le realizzazioni delle Tusce. 10-14, parziale di 0-2 in questo avvio di secondo tempo da parte della compagine laniera, lo ricordiamo è quinta in classifica con 6 punti, mentre la Padana staziona sul terzo gradino a quota 8. E gol di Legna Furonetto, intanto gran gol, un centro di quelli che lei sa fare, di quelli a cui lei ci ha abituati tante volte nel corso degli anni, sia a Casalgrande sia nelle altre piazze che hanno avuto l'onore di averla come punto di forza, come giocatrice, tra queste Teramo, Sassari, Rossobuono, eccetera eccetera, Pontinia ovviamente. Adesso vediamo Furlanetto ancora, intanto le Tusce Prato hanno perso un pallone in avanti. Riparte la Padana con Marianna Orlandi, da questa Ilenia Furlanetto che scarica a beneficio di Marianna Orlandi per Francesca Franco. Francesca Franco prova una incursione a beneficio di Asia Mangone, Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, Francesca Franco prova a oltrepassare il muro eretto dalla difesa laniera, un muro che però è davvero difficile da scardinare. Nicole Giombetti non riesce a trattenere la sfera proveniente dal suggerimento di Asia Mangone, e così Prato può ancora ripartire alla ricerca di quello che sarebbe il 15° centro di squadra. Attenzione a Charity Yamu, che però commette intervento in attacco su Alessia Artoni. Riparte la Padana, è un'alta lena di sussulti per una Padana che, nonostante la prova fin qui sottotono, non ci sta affatto cedere anzitempo. Simona Artoni prova la conclusione, Elena Felet dice di no. Siamo già dall'altra parte del campo, ripiegamento all'indietro per Charity Yamu. Saiti Yamu, vero e proprio punto di forza e di riferimento per la formazione laniera, ma sarebbe così per qualsiasi altra squadra, date le assolute qualità di questa giocatrice, vera punta di diamante della pallamano italiana, non soltanto pratese. Vediamo ora il tentativo a beneficio di Giulia Martinelli, che però viene stoppata irregolarmente dal duo Franco Furlanetto. C'è un 9 metri a beneficio di Prato. Soffre la Casalgrande Padana contro le Tusce, contro una Prato sorniona, contro una Prato guardinga, ma allo stesso modo, al tempo stesso, concreta ed efficace quanto più possibile. 11-14 ed è Prato ancora in avanti con sicurezza, con maestria. Charity Yamu a servire Giulia Martinelli, ma questa volta molto brava,
Nadia Yelembo donna ad abbassare la sala cinestra. Tuttavia Nicole Giombetti non riesce ad approfittare di questo possibile contropiede, non riesce ad agguantare la sfera e così Prato può ancora ripartire. È una Casalgrande Padana che lavora anche bene in fase difensiva, ma poi va a sciupare, va spesso, troppo spesso a sciupare tutto con questi contropiedi un po' avventati. Comunque riparte la Padana, Prato avversario fin qui forte, ma comunque resta però alla piena portata delle padrone di casa. Ora Giombetti lotta strenuamente con Giulia Martinelli. Le pratesi hanno ovviamente capito, individuato la assoluta necessità di dover effettuare una marcatura piuttosto stringente proprio su Nicole Giombetti, che nel primo tempo si è comportata davvero molto bene, siglando tre gol di ottima fattura, tutti dall'ala per giunta sulla posizione del campo preferita. C'è un intervento intanto pesante ai danni di Alessia Artoni, intervento che viene sanzionato con 2 minuti inflitti alla capitana avversaria Virginia Ucchino. 11-14, quindi può riprendere Casalgrande con un 9 metri, prima però bisogna asciugare brevemente il parquet. Se ne occupa la stessa Alessia Artoni quando sono le 19:29. E 11-14 il risultato a favore delle giocatrici ospiti. Alessia Artoni intanto pulisce il parquet con grande cognizione di causa, ma ovviamente la preferiamo di gran lunga a giocare a pallamano, con tutto il rispetto perché si occupa comunque dell'importantissimo lavoro di pulizia, ci mancherebbe altro. Furlanetto, Mangone, Furlanetto adesso è arrivato al palazzetto proprio in questo momento anche Matteo Corradini, allenatore della squadra maschile di Casalgrande, la Modula che giocherà invece domani sempre qui al palazzetto Keopi, domani alle ore 18 la sfida contro il Ferrara United, valevole per il campionato di Serie B regionale maschile. Quindi cogliamo l'occasione per invitare tutti a non mancare, anche soprattutto chi è proprio in zona, a non mancare all'incontro in programma domani, lo ripetiamo qui al palazzetto Keopi, tra la Modula Casalgrande e il Ferrara United. Ore 18 si gioca, lo ripetiamo, per la Serie B regionale di pallamano maschile. È una Modula che proviene da due successi consecutivi e quindi l'obiettivo chiaro dei biancorossi è quello di piazzare un roboante Chris, quello che appunto sarebbe un roboante Chris, battendo in questo caso il fanalino di coda Ferrara United. Ma è tempo di ritornare in cronaca per quanto riguarda questa sfida tra Casagrande e Padana e Tusce Prato. Vari errori mentre vi stavamo relazionando sulla Serie B regionale da ambo le parti. Ilenia Furlanetto mette fine a queste sviste da una parte e dall'altra, siglando il suo 400 personale che riporta la Padana sulle 2 lunghezze di svantaggio rispetto a Prato. 12 Casagrande Padana, 14 Tusce Prato. Tardi saremo sicuramente precisi anche per quanto riguarda l'agenda delle rispettive formazioni, le due formazioni che stiamo vedendo all'opera questa sera, ricordando anche di non perdervi le interviste post partita che saranno disponibili in serata sui canali social della Pallamano Spallanzani Casagrande. Interviste, lo ricordiamo, che coinvolgeranno entrambe le formazioni. 12-14 intanto sempre quello il risultato, ma c'è Prato che in questo momento usufruisce di un rigore. Un rigore se ne incarica, vediamo. Rettifichiamo, nessun rigore, ma una semplice rimessa in gioco a favore di Prato. Rettifichiamo quindi, i rigori restano sempre 3 su 3 per le Tusce e Prato che può ripartire ora con il tentativo offensivo di Giulia Martinelli, che però viene smorzato dalla retroguardia biancorossa. Charitiamo, attenzione a lei, Charitiamo, bloccata da Simona Artoni, ma ancora Charitiamo, cercare il tiro in maniera tanto sogniona,
quanto pericolosa per la Padana. La Padana si reimpossessa del pallone, ma le Tucce sono ancora in avanti, restano in avanti. Attenzione al tiro di Giulia Martinelli, Giulia Martinelli numero 23, Laniera, che dopo tanti tentativi trova la via della rete. Per il 12-15, ora Nicole Giombetti ancora una volta non aggancia bene la sfera e così può permettere alle Tucce di ripartire alla ricerca di quello che potrebbe essere il 16° punto. La Padana all'inizio di presa aveva dato l'impressione di poter rimettersi in carreggiata sul piano del gioco, ma anche e soprattutto sul piano del punteggio. Per il momento si sta trattando però soltanto di un fuoco di paglia, ma chissà, il fuoco di paglia si può anche riaccendere, forse adesso con Giombetti, Alessia Artoni, Giombetti, attenzione il tiro, gol di Nicole Giombetti che si riscatta dagli agganci al pallone mancati in questi ultimi minuti. Molto bene Nicole Giombetti comunque nel complesso questa sera, 4 i suoi gol e 13-15 la situazione a beneficio delle Tucce Prato. Quando ci stiamo dirigendo a grandi passi e grandi falcate verso il 10° minuto di questa ripresa, mi siete sempre in collegamento su Eleven Sports, in collegamento con il palazzetto Cheope. Charity Amu. La Padana si fa in 4 per contrastare l'italo-nigeriana, la potenza di fuoco dell'italo-nigeriana. Intanto è scoccato il 40°, 13-15, ancora Yamu, la ricerca del tiro, Nadia Yelen Bordon in qualche modo però riesce a sventare la minaccia e può ripartire la Padana con Furlanetto, da questa è Francesca Franco, Simone Artoni, Ilenia Furlanetto, vedremo cosa si inventerà. Furlanetto non tira, cede l'incombenza a Simone Artoni, ma Charity Yamu capisce tutto, va in contropiede, ma Nadia Yelen Bordon dice di no. Quante emozioni, quanti sussulti, un'emozione dietro l'altra. Marco Agazzani, il tecnico biancorosso, chiama time out sul punteggio di 13 Casagrande Padana, 15 Tucce Prato. Agazzani si lamenta, ha qualcosa da dire con le proprie giocatrici, ne ha ovviamente ben donde. Comunque la partita è ancora apertissima. Tabellino, riepilogo rapido per la Casagrande Padana, 4 reti a testa per Nicole Giombetti e Ilenia Furlanetto, 3 gol Francesca Franco, 1 rete Alessia Artoni e Marianna Orlandi. Per invece quanto riguarda le Tucce Prato, 5 gol di Charity Yamu, 3 reti Beatrice Borrini, 2 gol Martina Micotti, 2 gol Giulia Martinelli, 2 gol Virginia Ucchino e 1 rete Margherita Rossi. Per la Padana ancora nessun rigore, per Prato 3 su 3 dai 7 metri, parziali al 10° 1-6, al 20° 6-10, primo tempo 10-12, 40° 13-15 e anche adesso al 40° e 41 secondi 13-15, tutti parziali favorevoli alle Tucce Prato che hanno guidato nel punteggio per quasi tutto il tempo di fatto. Tucce Prato sostenute da una piccola ma comunque molto partecipe delegazione di pubblico giunta fin dalla Toscana per far sentire la propria fattiva vicinanza alle ragazze allenate da Valentina Megli, buon pubblico anche da Casalgrande. Per giunta la pallamano Spallanzani Casalgrande, vero vanto per questa città, festeggia proprio nel 2022 i 40 anni. A tal proposito domenica 20 novembre si terrà sempre qui al Palazzetto Cheope una grande festa per tutto il pomeriggio a partire dalle ore 14 circa, quindi un altro appuntamento da non perdere, grande festa, grande per il 40° compleanno della pallamano Spallanzani Casagrande qui al Palazzetto Cheope in via Osta domenica 20 novembre dalle 14 in poi. Adesso può ripartire Prato dopo l'errore poco fa, il tiro di Casagrande. Prato riparte, grandi passi verso la porta, difesa da Nadia Yelen Bordon. Ancora Prato alla ricerca del pertugio, la Padana difende con abbastanza puntualità, ora bisogna però trovare maggiore efficacia in attacco. C'è Nicole Giombetti molto abile nel finalizzare il contropiede, 5° gol personale, Nicole in questo momento migliore realizzatrice degli incontri insieme a Charity Yamu. 14-15, solo un punto di svantaggio della Casagrande Padana nei confronti delle Tucce Prato. La gara apertissima, è una Padana fin qui un po' corrente, alternata, ma nonostante questo è rimasta, ha saputo rimanere in partita almeno fin qui contro le Tucce che soprattutto nel primo tempo hanno saputo guadagnare grandi applausi. Questa volta sì, c'è davvero il rigore per
Letuce Prato. Charity Amu dai 7 metri sarà opposta a Valentina Bonaccini, che ha momentaneamente sostituito Nadia Aylen Bordon. Assente l'altro portiere della formazione biancorossa, Caterina Maria Mutti, che sta per tornare comunque in campo. L'errore di Charity Iamu, che aveva mandato la palla sul palo a sinistra del portiere, ma poi la respinta del legno ha premiato la stessa italo-nigeriana, che ha così avuto buon gioco nel mettere a segno il suo sesto centro personale. 14-16, Padana in avanti, Ase Mangone. Partita sicuramente vigorosa dal punto di vista del contrasto fisico. Ase Mangone viene fermata, c'è un 9 metri a beneficio della Padana. Quando non siamo neppure a metà della seconda frazione di gioco, c'è ancora moltissimo da dire e da dare, ancora tutti i risultati sono possibili. Padana che ha ancora un quarto d'ora abbondante per riscattarsi, Tusce Prato che ha ancora un quarto d'ora abbondante per non disperdere l'ottimo lavoro svolto per metà partita e oltre. C'è un angolo intanto a beneficio delle biancorosse. Asia Mangone sembra interrogarsi sulla direzione della sfera, non aggancia Marianna Orlandi, c'è Nadia Yelen Bordon, ma la Padana ha rallentato l'azione offensiva. Furlanetto prova velocità e Furlanetto con un gran sottomano, la capitana casagrandese, uno di quei gol alla Guerrazzi, diceva così Michele Guerrazzi in ambito maschile, come abbiamo detto tante volte. Ilenia Furlanetto prende il suo quinto centro personale, tiene a galla, tiene in partita, tiene in carreggiata la Casagrande Padana, sorretta dall'incitamento adesso per incessante da parte del pubblico del Cheope. Simona Artoni in contropiede, Simona Artoni va a segno, primo gol personale per lei, difficilmente fallisce in questi frangenti Simona Artoni. Adesso attenzione, è parità, 16-16, fallo in attacco da parte delle Tusce Prato e va avanti la Casagrande Padana, ancora in attacco la Padana che ha l'opportunità di mettere finalmente la freccia, di mettere il naso avanti per quanto riguarda il punteggio. Signore e signori, una gara intensissima che si è ulteriormente già vivace nel corso del primo tempo, che ora ha avuto modo di vivacizzarsi ulteriormente. Restate collegati su Eleven Sport, restate collegati in diretta da Casalgrande quando sono le 19:40 minuti. Come sempre, nonostante la lunga interruzione del primo tempo, poco prima delle 20 sapremo l'esito di questa sfida così appassionante, così cruciale. 16-16. Intanto, mentre la Padana completa l'azione offensiva, ricordiamo i prossimi appuntamenti di entrambe le formazioni. La Casagrande Padana sabato prossimo 19 novembre sarà impegnata in Trentino sul parquet di Mezzocorona, il Palafornai, inizio alle ore 18, mentre il sabato successivo, sabato 26 novembre, le biancorosse saranno ancora qui al Palacheope per affrontare dalle 18:30 il Cellini Padova. Parlando invece delle Tusce Prato, sabato prossimo le toscane ospiteranno all'Extra Forum Cassano Magnago con fischio di inizio alle ore 21, mentre sabato 26 novembre sarà invece la volta della impegnativa gara sul campo del Palla Cardella ad Erice in Sicilia con fischio di inizio alle ore 18. Erice contro Tusce Prato. Questo è quindi il calendario in più imminente delle due contendenti che stanno dando vita a questa sfida di così grande intensità. Asia Mangone, la Padana cerca la conclusione, però la trova adesso Asia Mangone, ma il suo pallone va a sbattere contro il muro rappresentato dal portiere ospite Elena Felet. Può riprendere o possono riprendere le Tusce Prato, che possono momentaneamente brindare lo scampato pericolo rappresentato dalla occasione da gol vanificata poc'anzi dalle biancorosse. E adesso si fa veramente dura per entrambe, qualsiasi squadra che riuscirà ad ottenere questi due punti di certo ne trarrà un grandissimo giovamento, non soltanto in termini numerici ma anche dal punto di vista dello slancio motivazionale. Questa vittoria rappresenterà senz'altro una iniezione di adrenalina davvero formidabile, molto utile in vista soprattutto dei prossimi impegni di cui vi abbiamo riferito poc'anzi. C'è il tiro di Margherita Rossi che non va a segno, può ripartire la Casagrande Padana dalla grande suspense
di che sta caratterizzando questa partita. Elena Felet non ha grossi problemi nell'annullare il tiro un po' centrale di Ilenia Furlanetto. Dall'altra parte del campo Beatrice Borrini manda la sfera sull'incrocio dei pali della porta difesa da Nadia Ayelen Bordon. 16-16, non cambia il risultato, 16-16. Potrebbe anche chiudersi in parità in questo caso, insomma è uno scenario, la parità come si sa nella pallamano non è un risultato tanto semplice da maturare, ma in questo caso date le circostanze, dato l'andamento, data la piega che l'incontro sta prendendo, non è certo del tutto da escludere. 16-16, Casagrande Padana che insegue comunque con tenacia le proprie possibilità di vittoria nonostante la pesante defezione di Naomi Marquez-Habike, uscita per infortunio al 14esimo del primo tempo. Ilenia Furlanetto prova il sottomano malandrino a sorpresa, ma è fuori, fuori a sinistra del portiere. Dall'altra parte del campo non fallisce invece Martina Micotti, che riconsegna così il vantaggio momentaneo alla formazione allenata da Valentina Megli. 16-17, che partita, diciamo qui a Casagrande, del resto nella pallamano femminile italiana in generale, ma in particolare qui a Casagrande di certo non ci si annoia mai, e questa sera ne stiamo avendo una ulteriore tangibile e concreta dimostrazione. Furlanetto, Furlanetto prova ad accentrarsi, serve Mangone, Mangone prova un tiro dei suoi, va, va a segno. Padre Cristal Mangone, il suo primo gol personale, 17-17, ristabilita la parità. Charity, Iamu a servire, vediamo. Iamu, Rossi Borrini, questa per il momento è la linea di gioco delle pratesi, la linea su cui si articolano le riflessioni pratesi. Vediamo il tentativo, e viene lasciata colpevolmente libera la capitana ospite Virginia Ucchino, viene lasciata colpevolmente libera la retroguardia avversaria, e così la capitana Laniera non si fa pregare nel trovare la via del gol, due minuti inflitti da Alessia Artoni. 17-18, e ora la padana deve anche fare i conti con una momentanea inferiorità numerica. Compito sicuramente arduo senza Marquez Habike, con la momentanea inferiorità numerica, comprato avanti di uno, di certo non è vita facile per la compagine ceramica, ma l'epilogo di questa sfida è ben lungi dal potersi definire scritto, è ben lungi dal potersi definire determinato. Furlanetto, Mangone, Simona Artoni, Mariana Orlandi, Mangone, Furlanetto, Furlanetto, Giombetti, molto valida questa sera, molto valido l'apporto di Nicole Giombetti, incespica sul pallone Francesca Franco, ma lo recupera in qualche modo, Mangone, Mangone, si fa largo l'Azzurra e va a segno, con un pregevole diagonale dell'Azzurra in porta alla Casagrande Padana, ancora pari quando mancano 10 minuti al termine, ma Charity Iamu annulla subito la parità, portando nuovamente in vantaggio le sue compagne di squadra. 18 Casagrande Padana, 19 Tusce Prato, rimanete in collegamento con noi su Eleven Sports. Noi poi ovviamente lo ribadiamo, ci risentiremo, ovviamente su Eleven Sports potete usufruire, potete seguire tutte le telecronache in diretta delle varie partite della Serie 1 di pallamano femminile. Noi per quanto riguarda i collegamenti qui dal palazzetto Cheope a Casagrande ci risentiremo tra 15 giorni, sabato 26 novembre, per raccontarvi il duello tra la squadra di Marco Agazzani e il Cellini Padova. Ma intanto Mangoni in elevazione, Elena Felet, ci arriva, tiro centrale che non sorprende la guardiana in forza le Tusce. 18-19, attenzione, attenzione Prato, può raddoppiare il vantaggio, lo raddoppia con Charity Iamu, 8 centi per lei, 66-66 campionato. Difficile trovare parole per descrivere questo terzino così mirabolante, ma le parole vanno trovate, perché le parole devono essere un giusto accompagnamento agli spunti di grandissimo pregio e di grandissima salienza che questa sfida ci sta regalando. Simona Artoni,
Gombetti, Furlanetto, Morlandi, Mangone, Simone Artoni. Questo pallone pesa quintali per la Padana. Simone Artoni viene stoppata da Virginia Ucchino. C'è un 9 metri a beneficio delle padrone di casa. Furlanetto decide di servire Francesca Franco, che viene stoppata dalla retroguardia avversaria. Padana ancora in avanti, Padana che non può permettersi di scialacquare questo pallone così prezioso. Mangone, Giombetti dall'ale libera, Giombetti dall'ale libera, Giombetti sbaglia. 18-20 con Giombetti fin qui quasi infallibile nelle conclusioni dall'ala, si è purtroppo inceppata, purtroppo per le padrone di casa si è inceppata nel momento cruciale, in uno dei momenti sicuramente cruciali di questo incontro. Comunque mancano poco più di 7 minuti al termine dell'incontro qui a Palazzetto Cheope, Casalgrande Padana 18, Tusce Prato 20. Per la Casalgrande Padana 5 reti Nicole Giombetti e 5 reti Ilenia Furlanetto, 3 gol Francesca Franco, 2 gol Asia Mangone, 1 rete Simona Artoni, 1 rete Alessia Artoni, 1 rete Marianna Orlandi. Per Prato 8 gol Charity Iamu, 3 gol a testa per Martina Micotti, Beatrice Borrini, Virginia Ucchino, 2 reti Giulia Martinelli e 1 gol Margherita Rossi. Rigori, ancora nessun rigore eseguito dalla Casagrande Padana. 3 su 3 per le Tusce Prato. Parziali 1-6 al decimo, 6-10 il ventesimo, 10-12 il primo tempo, 13-15 al quarantesimo e 18-18 al cinquantesimo. Riprende Prato con la consueta veemenza, riprende Prato, attenzione, è liberissima Beatrice Borrini dall'ala, ma Nadia Yelen Bordon ci mette una pezza e l'incontro torna in bilico, ma la Padana deve sbrigarsi, deve coniugare velocità a lucidità, compito non semplice, ma vincere e fare bene in un massimo campionato di pallamano femminile significa fare anche questo, coniugare al meglio queste due doti. Doti che sicuramente appartengono, sono proprie della Casalgrande Padana, doti che però la Padana questa sera ha dimostrato soltanto in parte, a tratti sì, a tratti no, a tratti sì soprattutto nel secondo tempo, e ora è il momento di affondare la lama dal punto di vista del punteggio contro una Prato che comunque merita, comunque vada a finire, merita sicuramente grandi applausi per il livello, per il buon livello della pallamano espressa qui sulle tavole dell'impianto di Via Aosta. Furlanetto, Mangone, Marianna Orlandi, la palla è uscita, non riesce a trattenere la sfera in campo Marianna Orlandi, riparte Prato, con questo gol le Tusce potrebbero davvero sentire odore di vittoria. È liberissima Beatrice Borrini prima ha sbagliato, ma questa volta non grazia la Casalgrande Padana, andando a realizzare il 18-21 con il quale le Tusce pongono una serissima ipoteca sulla conquista dei due punti. Mancano 6 minuti al termine, lo ricordiamo, per ascoltare le impressioni delle protagoniste questa sera, l'appuntamento sulle pagine social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Ilenia Furlanetto intanto realizza il suo 6° sigillo personale e fa riemergere il morale della Padana. La Padana riemerge per morale e punteggio e può ancora sperare di ottenere quantomeno un risultato utile, ma i margini al momento non sembrano essere così larghi per le biancorosse. Attenzione, il tiro di Giulia Martinelli termina fuori, ma c'è l'intervento di Ilenia Furlanetto ai danni di Giulia Martinelli e c'è rigore quindi per le Tusce Prato. Manco a dirlo, dai 7 metri si presenta Charity Iamu, guarda un po', niente da fare per Nadia Yelen Bordon, 4 su 4, Iamu perfetta anche ai rigori, 9 realizzazioni personali per lei, 19 Casalgrande, 22 Prato. E Marco Agazzani chiama time out, perché Marco Agazzani, come immaginiamo tutto il resto della compagine biancorossa, sente ancora viva la possibilità
di poter comunque portare a casa, poter comunque ottenere almeno un punto. Margini sempre più ridotti, margini sempre più ristretti, ma è una Casagrande Padana che non vuole rinunciare a sperare, speranze che ovviamente andranno condite, andranno coniugate con la necessaria efficienza che serve in questi momenti. Il tabellino ve lo abbiamo ricordato già poco fa, ci limitiamo adesso solo a riferirvi quando sono le 19.52 le migliori realizzatrici fin qui. Nella Padana la capitana Ilenia Furlanetto con 6 gol. Per quanto riguarda Prato invece l'immancabile Charity Iamu con 9 gol. Con 9 gol, 4 dei quali su rigore. Di fatto Charity ha realizzato tutti i tiri dai 7 metri, tranne uno che è andato a sbattere sul palo ma poi sulla respinta del legno. La stessa Iamu era stata lestissima nel ribadire la sfera in rete. Ma ora seguiamo l'azione con Furlanetto. Stoppata l'azione della Padana, ci sono 2 minuti inflitti a Charity Iamu. Attenzione, questa momentanea esclusione per 2 minuti della principale frombogliera pratese potrebbe essere un'agevolazione per la Padana, è un'agevolazione che, della quale la Padana deve necessariamente approfittare. Alessia Toni, serve Francesca Franco, Asia Mangone, Francesca Franco, Alessia Toni, Asia Mangone, David Doppler, palleggia male Asia Mangone, la palla torna tra le mani di Prato e se le Tucce dovessero segnare qui potremmo direi assegnare la vittoria in modo pressoché definitivo alla generosa, volenterosa, valente formazione ospite, che lo ribadiamo comunque vada, merita grandissimo osanna da parte di tutto il pubblico, da parte di chi ha seguito questa partita. C'è angolo per Prato, se ne incarica Melissa Gurra. Meno di 4 minuti al termine e 3 gol di vantaggio delle Tucce. Martinelli, Borrini, vediamo, e perde palla Prato. Furlanetto in contropiede, deve andare per il bene della Casagrande Padana, va. 7 gol ed è 20-22. 7 gol per Ilenia Furlanetto ed è 20-22. C'è ancora qualche speranza per Furlanetto e soci. Però vale lo stesso discorso che abbiamo fatto un minuto fa, meno di un minuto fa. Se Prato, la sensazione è che a Prato basterà soltanto un gol per archiviare in modo vittorioso questa trasferta qui in Emilia, in provincia di Reggio Emilia. Tucce che stanno cercando questo gol con la massima determinazione, che però deve coniugarsi una certa freddezza. C'è un angolo adesso a beneficio delle Tucce. Margherita Rossi, e il tentativo di tiro da parte di Giulia Martinelli che viene però stoppata ancora una volta dalla difesa biancorossa. Prato ancora in avanti e sotto passivo deve tirare, c'è gol di Beatrice Borrini. Gol di Beatrice Borrini, 20-23. Serve un gol subito alla Casagrande Padana, vediamo se non arriva, non arriva, perché Elena Felet mette il braccio e la mano sulla conclusione di Ilenia Furlanetto. E a questo punto, quando mancano poco più di 2 minuti al termine, Prato ha un vantaggio di 3 reti, soltanto pensiamo un incredibile cataclisma potrebbe negare alle Tucce la gioia legata alla vittoria. 20-23. Beh, e anzi, adesso Virginia Ucchino realizza anche il suo quarto punto personale che porta Prato sul 20-24. Per la Padana si tratta della prima sconfitta casalinga, una sconfitta che arriva in modo amaro. Ilenia Furlanetto intanto realizza il suo ottavo centro. Dicevamo una sconfitta che arriva in modo amaro, anche perché Prato è sicuramente formazione, no? Ha dimostrato questa sera molto competitiva, ben è capace di orchestrare un gioco molto solido e molto ben costruito in ogni zona del campo, ma si tratta comunque di una rivale alla pienissima portata della compagine ceramica. Una sconfitta quindi su cui ci sarà tantissimo di che riflettere nei prossimi giorni in casa biancorossa, in vista
soprattutto della trasferta di sabato prossimo al Palafornai di Mezzocorona. Furlanetto rende meno amara la sconfitta della Padana, 9 i suoi gol. Valentina Megli chiama time out sul 22-24, 1 minuto e 8 secondi al termine, 2 i gol di vantaggio per Prato. Servirebbe davvero un miracolo alla Casalgrande Padana per ottenere almeno un punto. Ribadiamo, sembra concretizzarsi la prima sconfitta casalinga. ...22-24 il punteggio, ricordiamo i parziali: 1-6 al decimo, 6-10 al ventesimo, 10-12 al primo tempo, 13-15 al quarantesimo e 18-18 al cinquantesimo. Questo a beneficio di chi si mosse da, di chi si fosse messo in visione in ascolto solo in questo momento attraverso le, la piattaforma Eleven Sports. Se vi siete collegati soltanto in questo momento, siete arrivati proprio nel momento giusto, perché si sta delineando, salvo clamorose sorprese, il successo delle Tusce Prato, che si preparano a violare prime quest'anno, per prime quest'anno, il palazzetto Cheopoli. Ultimo giro di lancetta in questo momento, Iamu si fa largo tra le mani della difesa e realizza doppia cifra, Charity Iamu, 10 suoi gol. Orlandi a servire Furlanetto, Franco, il gran tiro che si stampa sulla traversa grazie anche all'attenzione riposta da Felet. 22-25, congratulazioni quindi alle Tusce Prato. Ora l'ultimo mezzo minuto utile soltanto per delineare l'esatta entità dell'affermazione laniera. Ricordiamo le interviste post partita disponibili questa sera sui canali social della Pallamano Spallanzani in Casalgrande. Avremo modo di sentire una voce per parte di Eugenia Ucchino. 5 gol, esulta la capitana delle Tusce, perché questo è un successo che pesa veramente molto. Un successo difficilmente pronosticabile, un successo di valore qui a Casalgrande. Furlanetto non va, l'ultimo tiro e quindi risultato finale qui al palazzetto Cheope di Casalgrande. Casalgrande Padana 22, Tusce Prato 26. Ripeto, Casalgrande Padana 22, Tusce Prato 26. Prato espugna il Palacheope con merito. Bisogna dirlo, Prato ha saputo fornire una prova di grandissima continuità, sia su una prova di alta qualità, sia sul piano tecnico, sia dal punto di vista di atteggiamento mentale. La Casalgrande Padana invece bene soltanto a sprazzi, pur essendo rimasto in partita, pienamente in partita, pienamente in corsa per ottenere un risultato utile, fin quasi in fondo all'incontro. Riepilogando i tabellini quindi per la Casalgrande Padana, 9 reti Ilenia Furlanetto, 5 reti Nicole Giombetti, 3 reti Francesca Franco, 2 gol Asia Mangone, 1 rete a testa per Simone Artoni, Alessia Artoni, Marianna Orlandi, allenatore Marco Agazzani. Per le Tusce Prato che in questo momento stanno festeggiando sulla parte destra dei vostri teleschermi, 10 reti per Charity Iamu, 5 gol a testa Beatrice Borrini e Virginia Ucchino, 3 reti per Martina Micotti, 2 gol per Giulia Martinelli, 1 rete per Margherita Rossi, allenatrice Valentina Megli. Ricordiamo i parziali: al decimo 1-6, al ventesimo 6-10, fine primo tempo 10-12 sempre per Prato, al quarantesimo 13-15 per Prato, al cinquantesimo 18-18 fino ad arrivare al finale che vi abbiamo appena sottolineato, cioè Casalgrande Padana 22, Tusce Prato 26. Ribadiamo ancora interviste post partita questa sera sui nostri canali social quando sono le 20 e un minuto da Casalgrande. È davvero tutto per questa sera. Con i collegamenti qui dal palazzetto Cheope ci risentiremo il 26 novembre, tra 15 giorni quindi, per la sfida interna contro il Cellini Padova con fischio d'inizio alle ore 18:30. Ancora una volta grazie mille per la vostra gentile attenzione, un'ottima serata e a voi Milano!